Intanto i parlamentari del Movimento 5 Stelle si sono dati appuntamento davanti al Ministero dell'Economia per il secondo Restitution Day, così l'hanno chiamato, chiedono l'apertura di un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in cui versare oltre 2 milioni e mezzo di euro che avrebbero risparmiato tagliando stipendi e diarie. Su questo sentiamo Francesca Lagorio. Siamo qui perché abbiamo bisogno di una sola firma per poter concretamente donare 2 milioni e 500 mila euro, che sono i soldi che il Movimento si toglie spontaneamente dai stipendi dei parlamentari, alle piccole e medie imprese. L'assegno è pronto per il secondo Restitution Day dei 5 Stelle, dopo il milione e mezzo di rimborsi già ridati a giugno. Ora si tratta delle indennità e delle diarie non godute nei primi 5 mesi di legislatura. Restituiamo solo noi è lo slogan rivolto a tutti i partiti, ma soprattutto a Renzi. È la risposta alla sfida lanciata 2 giorni fa da Milano dal neo segretario del PD, la proposta di collaborare insieme sulle riforme a cominciare dalla legge elettorale e per tagliare i costi della politica a partire dall'eliminazione del Senato. Offerta già respinta da Beppe Grillo. Se Renzi accetta i nostri 20 punti di programma, dice oggi Di Battista, allora sì che collaboriamo, anzi gli offriamo pure un caffè, e Sibilia rilancia la sfida. Quindi del PD, di Forza Italia, di nuovo centrodestra, a fare loro la stessa cosa che facciamo noi, cioè tagliarsi lo stipendio del 50% e darlo alle piccole e medie imprese. E questo è il messaggio che deve passare. Renzi, che fai? Via dunque alla restituzione dei 2 milioni e mezzo, ma una condizione: sono da versare sul fondo di garanzia per la piccola e media impresa approvato il 5 agosto scorso, e non si può fare denunciano fin quando il ministro dell'economia non emana il decreto attuativo che rende quel conto operativo. Finché Saccomanni resta fermo, insomma, noi rimarremo, promettono qui davanti. Marco.